Ci sono nuovi ingressi, la stragrande maggioranza è stata riconfermata, oggi ne nomineremo soltanto 8 e in attesa di chiarire alcuni aspetti per altri 2 posti non arriveremo mai a 12 così come lo siamo stati in questi 3 anni. L'esercito degli assessori continua ad essere nominato, avrei desiderato con tutto il rispetto verso alcuni vostri colleghi, non tutti per la verità, che ci impegnassimo più a pensare alle cose che abbiamo fatto e non il numero degli assessori che non costano rispetto ai 12 che rimangono in carica sempre gli stessi nei 5 anni, costano molto di meno. In ogni caso, bando alle polemiche, io ho chiamato i miei assessori per dirgli che debbono sentirsi amministratori fino all'ultimo perché essere assessore della provincia di Agrigento deve essere un onore e soprattutto un sentimento di grande rispetto verso gli utenti che ci hanno permesso di rimanere qui 5 anni. Presidente, ma secondo lei questa giunta o comunque il suo mandato sarà ricordato, come lei ha detto, per l'esercito di assessori o per le attività fatte, come per esempio il risanamento del bilancio? Io la ringrazio di aver citato il risanamento del bilancio, io le posso dire pure del 75% delle spese in meno, le posso dire di circa l'80% delle scuole messe in sicurezza, le posso dire della 189 che abbiamo, le posso dire del progetto del depuratore e delle condotte idriche che nasce da questa amministrazione, nasce con me presidente del lato idrico, le potrei dire pure il discorso dei precari che passa in secondo ordine quanto tutti riconosciamo il fatto che ringraziamo Crocetta perché allunga di 4 mesi l'attività lavorativa degli altri precari, mentre qui alla provincia non c'è questo problema perché è proprio per quello che ha detto lei, che di fatto si è operato con grande rispetto della spesa pubblica. Ritornando agli assessori, è una grande barzelletta e siccome le barzellette servono per fare ridere, ridiamo quando scrivono di queste cose. A meno manca poco alla fine di questa sua legislatura. Quali saranno gli impegni di questa nuova giunta? Guardi, noi dobbiamo portare a termine il discorso della 189 che è un problema che affronta direttamente la provincia perché è la provincia che mette 4.200.000 euro senza ricorrere alla cassa depositi e prestiti. Inoltre vi garantisco che tra 30 giorni noi offriremo alla provincia di Agrigento la possibilità di avere una università inglese con i soldi di imprenditori inglesi che ieri l'altro hanno mandato già un'email al mio assessore e che sono pronti a investire più di 50.000 sterline per creare per soddisfare l'esigenza che c'è tra gli studenti in Europa di venire in Sicilia. Questo mi consentirà di avere dato sinceramente all'attività degli studenti un impulso completamente diverso. Il CUPA comunque di questo evidentemente non ne risentirà perché siamo gli unici che paghiamo, quindi ci teniamo tantissimo ad averlo sempre attivato. Quali saranno i nuovi ingressi in giunta? Entreranno un medico di Licata, il dottore Volpe, e una ragazza che si rifà alle posizioni del partito della Meloni, una persona vicinissima al consigliere comunale Pisano, col quale abbiamo ottimi rapporti, e per cui al di là del colore politico, perché ormai non ha senso avere un colore politico, dato che per qualche mese saremo amministrati dai commissari che ci manterrà il buon Crocetta, il quale aspira ancora, e lo si vede giorno per giorno, a diventare un leader nazionale, lo farà anche attraverso la militarizzazione delle 9 province, perché credo, sono convinto, anzi sono quasi sicuro che a giugno andremo a votare con la legge che hanno approvato in Italia, cioè con gli accorpamenti delle province, ma comunque con l'istituto delle province e non dei consorzi.